Ciao a tutti e ciao a tutte, sono Gianni Cagliano col detto di Alejandro Cagliano in arte il Varadero. Allora, qui avete ascoltato l'inizio di una canzone che è nata il 9 settembre del 1970 ed era Malattia d'amore incisa da Donatello, il cantante che avete visto dopo che Pupo ha iniziato la canzone. Pupo amava questa canzone e in questo programma Rai ha invitato Donatello a cantarla. Era una canzone che si innamoravano le persone veramente, per cui io volevo in questo breve video trailer fare una riflessione brevissima e dire due parole sulla musica popolare o musica leggera italiana, però commerciale, perché negli anni 70 si iniziavano ad ascoltare quelle canzonette che poi sarebbero state le canzonette che facevano innamorare le persone e compravano appunto i dischi, i 45 giri, gli LP e tutto ciò che allora era di supporto discografico. Donatello, oltre a Malattia d'amore, ha partecipato a 4 Sanremi. Nel 1970 io mi fermo qui. Nel 1971 come Dolce la sera, nel 1972 in Ti voglio e nel 1973 Tu giovane amore mio. Poi, sempre nel 73, ha fatto un film con la Mara Venier dal titolo Diario di un italiano. Dunque, io vi annuncio che c'è una collaborazione in essere tra me e lui e altre persone, altri amici, per cui c'è già una canzone che la stiamo lavorando. Io sono stato a Tortona i primi di agosto, io ho vissuto a Tortona per diverso tempo perché ho studiato anche alla Perosi, l'Accademia Musicale collegata col Conservatorio di Alessandria, e in più iniziavo a lavorare con Bruno D'Andrea e con i gruppi di Moderno e di Ballo Liscio della zona. E poi ho iniziato anche a suonare nei locali da ballo con l'Orchestra Piacentina, per cui a Tortona ho vissuto un bel po'. E sapevo di lui e finalmente l'ho conosciuto ai primi di agosto e dopo una bella chiacchierata abbiamo deciso di fare una collaborazione. Posso solo dirvi che sono fiero e che molto presto mi auguro che possiate applaudire di nuovo Donatello, che, ripeto, lui appartiene proprio agli inizi della storia della musica commerciale popolare italiana. È un personaggio molto giovanile e soprattutto molto gettonato, perché nella sua zona Tortona, Alessandria, Pavia e anche da altre parti è molto richiesto. Tra l'altro ha un'amicizia enorme con Gianni Morandi, è stato anche un suo musicista in un gruppo di Gianni Morandi agli inizi, in cui Gianni Morandi iniziava ad essere appunto un cantante famoso. Vi faccio tanti cari auguri, mi raccomando, quando volete seguire i miei video e tutte le mie informazioni è sufficiente che andate su YouTube e impostate Gianni Alejandro Cagliano El Varadero. Lì vi appaiono tanti video trailer, tanti video musicali, informazioni, notizie, perciò benvenuti e benvenute su tutte le cose che io sto facendo, con l'augurio e la speranza che vi piacciano. Un abbraccio.